Esercizio numero 15, 3 grammi di un gas, non sappiamo quale, occupano questo volume in litri a 27 gradi centigradi e alla pressione atmosferica. Quanto vale la massa molare del gas? E poi, una volta trovata, uno potrebbe anche chiedere che gas potrebbe essere. Qui abbiamo i dati del problema, anche in questo caso il gas non subisce nessuna trasformazione. Quindi è uno stato singolo, già capiamo che dobbiamo usare questa formula che è l'equazione di stato dei gas perfetti. E ricordiamo che questa equazione si utilizza ogni volta che di quattro grandezze fisiche ne abbiamo tre. Qui le tre grandezze fisiche sono pressione, volume e temperatura e non abbiamo le moli, quindi ricaviamo n. Facciamo la formula inversa, andiamo a sostituire i valori, la pressione, un'atmosfera, il volume. La costante dei gas perfetti mettiamo sempre il valore in atmosfera in litri perché abbiamo il volume in litri e la pressione in atmosfera. Se avessimo il volume in metri cubi e la pressione in Pascal avremmo utilizzato l'altra espressione di R, quindi 8,31 joule su mol Kelvin. E poi moltiplichiamo per la temperatura, però attenzione, sempre da esprimersi in Kelvin, quindi 27 gradi centigradi va portato come 300 Kelvin. Eseguiamo il calcolo e questo è il numero delle moli. Sono praticamente 005-006 moli, quindi una quantità di moli molto piccola. Conoscendo le moli possiamo trovare la massa molare. Infatti, la massa molare è la massa di gas 3 grammi diviso il numero delle moli che ho appena calcolato. Questa formula forse è più intuitiva se uno la immagina scritta al dritto, cioè massa del gas uguale le moli per la massa molare. Scritta in forma diretta è più intuitiva perché se io ho tot moli e di gas e conosco la massa di una mole, è chiaro che la massa totale del gas basterà moltiplicare le moli che ho per la massa di una mole. Questa è la formula inversa, andiamo a sostituire 3 grammi alla massa del gas, le moli le ho calcolate qua e quindi il risultato è circa 53 grammi. Volendo potrei anche chiedermi che gas potrebbe essere, perché 52,8-53 grammi quasi di massa molare vuol dire che ogni molecola ha una massa di circa quasi 53 UMA. E allora potrei chiedermi se è anidride carbonica. Non lo è perché la molecola di anidride carbonica ha la massa di 44 UMA. Potrei chiedermi se è ozono O3. Non lo è perché l'ozono ha la massa di 48 UMA. E così andando magari per tentativi, avendo a disposizione un elenco di potenziali candidate molecole, potrei vedere se c'è una molecola che è intorno ai 53 UMA di massa. Ultima osservazione, quali sono le formule che si utilizzano in questo esercizio? Le stesse che abbiamo usato nell'esercizio precedente, il numero 14, e cioè l'equazione di stato dei gas perfetti, perché il gas sta in uno stato singolo e non subisce trasformazione, e poi quest'altra formula che lega la massa del gas alla massa di una mole.